Ciao a tutti ragazzi da The Gamers 98 e da Lorenzo 95 in questo nuovo video dove abbiamo deciso di fare una serie dove faremo vedere tutti i giochi di Pokémon, da Pokémon versione rossa a Pokémon versione bianco 2 o a Pokémon X e Pokémon Y, se riusciremo ad avere la 3DS o se magari qualche buon dio si mette a caccarla. Comunque ragazzi, iniziamo questo video perché deve durare veramente poco, altrimenti non riusciamo a renderizzarlo. Torniamo nel 1995 con Pokémon versione rossa. Sì, inizia il gioco. Noi non eravamo neanche nati quando è uscito questo gioco, quindi questo gioco ha più anni di noi. Allora, innanzitutto... No, fermo. Allora, okay. Così, verso il testo. Ragazzi, le lotte poi le velocizzeremo. Quelle più importanti, ovviamente. Ok, nuovo gioco, perfetto. Il primo gioco. Il primo grosso rock. Il primo vampiro. Non ha dei denti. Non ha denti. Questa è sempre la stessa intro per tutti i tipi di giochi. Ma anche penso anche per X e Y, boh. Non l'ho visto perché non voglio rovinarmi. Cosa? Il gameplay per quando inizierà. Lo inizierò perché sono sicuro che me la comprerò la 3DS. Me la devo per forza comprare. Allora, però prima dimmi come ti chiami. Allora ragazzi, noi ci chiameremo The Game TG98. Anzi, TG Pokémon. TG PK, ecco. Benissimo. TG98 PK. No. Ma come si fa? Ah, sta. Ok. Beh, il tuo nome è TGPK. Questo mi ricordo. Il rivale, vabbè, lo chiamiamo come il solito Gary, va bene? Ma lo grigio. Cioè bianco e nero, ragazzi. Questo non è neanche Game Boy Color, questo è proprio Game Boy, ragazzi. Ragazzi, mi dispiace se questo video durerà soltanto 5 minuti, ma non possiamo farlo durare di più, altrimenti non riusciamo a renderizzarlo. Allora, eccoci in questa casa dove abbiamo addirittura il... Prima di iniziare... La Super Nintendo! Prima di iniziare a giocare salutiamo Wonic17. Prima di iniziare a giocare salutiamo Wonic17, Daniels e Daniels998 e TP2. Questo è il PC. Nostri iscritti che ci seguono. Grazie, non grazie. Credo che ti sentano, va. Vabbè, continuiamo. Dicevo, questi tre iscritti che ci seguono da molto tempo, siamo molto felici. Ma ragazzi, fatevi vedere, commentate. Non limitatevi a scrivere soltanto messaggi privati o a visualizzare e mettere mi piace al video. Commentate. Vabbè. Vabbè, questi praticamente stavano per essere investiti, per questo è meglio che vada. Vabbè. Qui vabbè, devo uscire da casa. Naturalmente non mi dice niente come negli altri giochi. Perché questo è il vero primo gioco di avventura. Molto piccola la casa. E questo dovrebbe essere il laboratorio. Però aspetta, dato che ha fatto giallo, so già che devo andare qui. Ok, e quindi andrò nell'erba e mi chiamerà il professor Oak. Ok. E mo qui inizierà l'avventura. Ecco, ci sono tre Pokéball. No, perché così no. MMs. Guarda, ti ho chiamato io un momento. Guarda, ti ho chiamato. Guarda, la bellissima maglietta. Altro Pokéball. Spero ragazzi che si senta la musichetta perché è veramente epica. Chissà chi di voi avrà nostalgia, sicuramente molto molti pochi di voi. Sicuramente io no, perché cioè, non è la prima volta che sto giocando, però diciamo nostalgia no. Di 3 anni fa quando giocava sul Silver. Ah vabbè, qui c'è proprio la descrizione. No ragazzi, allora siccome io voglio Charla e voglio... Io voglio Squirtle. E lui vuole Squirtle. Prenderemo, lo so, è debole, Bulbasaur. Una bella
sarà una bella sfida perché è un Pokémon tipo erba. Ragazzi, allora, se non vi piace questa serie, scrivetelo e non la continueremo più. Se invece vi piace, mettete mi piace e la continueremo appena arriveremo a 5 mi piace. Sì, sì. Mettiamo un soprannome, lo chiamiamo... come lo chiamiamo? Primo. Che fantasia. No, dai. Come lo chiamiamo? No. Niente, non lo chiamiamo perché non sappiamo nemmeno. Facciamo così, ce lo scrivete voi nei commenti e poi lo rinomineremo in futuro. Ok, l'ho presa. Ecco. Game, prendo questo. Quindi ragazzi, nei commenti scrivete come vorreste chiamare Bulbasaur. Quindi scrivete Bulbasaur, due punti, e il nome che gli vorreste dare. Così cominciamo anche un pochino a vedere se ci seguite, a qualcuno interessa questa serie. Siamo già a 3 minuti di video, beh, iniziamo a uscire. Ah, ecco. Ok, allora ragazzi, dopo questa lotta penso che ce l'abbiamo. Poi intanto noi ragazzi alleneremo il Pokémon fino a farlo arrivare al 10. E vedremo se cattureremo anche qualche altro Pokémon, ma non credo, fuori video cattureremo altri Pokémon. Bene. Ragazzi, non vedo l'ora di arrivare a Diamante, Platino, quelli sono bellissimi. Anche questo è stupendo, però sono... Allora, iniziamo con azione. Allora, naturalmente lui è più forte. Penso che questa partita durerà tantissimo. Ragazzi, salteremo le lotte meno importanti, ma le lotte più importanti non le salteremo, perché altrimenti che gioco... Cioè, Pokemon. Che Pokémon è? Ecco. Ma se lui continua a dare a Luigi, siamo sfottuti, perché non lo uccideremo entro la fine del video. Ok, azione. Ragazzi, vedrete che squadrona ci faremo. Mi sa che ci fotte invece. Tanto che reagisce. Non sa da niente. No, un cala attacco. Butto colpo. Non sa da niente contro il butto colpi, lui gira. Ok, azione. No, oh. Non ci credo. Ragazzi. Oddio. No, dai. Oddio, che faccio? Allora, strumenti, non tengo niente. Moriamo. E vai. Che idiota, sono stato uccido. E no, vai, buonissima. Questa è stupida, però, dai. Usa grazia, no? Vincevi prima. Vabbè. Vabbè. E Bulbasaur sarà a livello 6. Ma ragazzi, arriverà a livello 10. Quindi ci vedremo quando arriverà a livello 10 nel secondo episodio. Quindi ragazzi, beh, nel frattempo scrivete come volete che chiamiamo Bulbasaur. Ripeto, seguito Bulbasaur, due punti. Il nickname, il nickname che vuole dargli. Vabbè, alleno il mio Pokémon per rinforzarlo. No, più che altro devi allenare te per le mosse. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio o al prossimo video. E soprattutto ragazzi, l'ultima cosa, ringraziamo i 100 iscritti. Stiamo diventando veramente tanti. Spero che il canale continuerà a salire di iscritti. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. E chiudiamo con una bellissima domanda. Ma l'ultima Pokéball, a chi andrà?